amici della Matrioska, buonasera, buonasera a tutti, ben ritrovati. Buonasera. Ragazzi, ci siamo e siamo pronti per la sfida finale. Sfida agguerritissima che, diciamo, fra la gara fra Voghiera e Casalgrande, diciamo che ha vinto Voghiera con un punteggio straordinario, 455.220 punti, mentre nella seconda semifinale Grizzana Morandi contro Bagnara di Romagna, un dato strepitoso, 2.539.900 voti Grizzana Morandi. Quindi una sfida veramente molto molto interessante. Ci vediamo subito dopo la sigla, a dopo. Eccoci qua, amici della Matrioska, pronti, pronti per questa finale che sarà agguerritissima per il comune tanto. Di Grizzana e il comune di Voghiera, ragazzi. Bene. Sono qua mascheratissima e li riconosciamo sempre. Non abbiamo chiesto allora, cosa dobbiamo sono. Testo, croce, ecco. Prima di tutto. Allora, testa, visto i capelli, croce, visto la mano, non c'entra niente, però facciamo lo stesso, che ci frega. Testo, croce, vediamo, è venuta fuori testa, quindi parte il comune di Voghiera. Partiamo subito con il primo lancio di dadi. Tipo da stadio. Alla fine, lancio fortunato dei dadi. La signora Cicci, no? L'ardora con tanti ricci, con tutta ricci, sì, insomma, i ricci che sente meglio magari. E non solo ricci, non solo tanti ricci, anche qualcos'altro. Porta fortuna. Ecco, sto affinatina. Ecco, ci casca subito terra, il dado. Vale. Terra, brava Cicci che ci casca il dado. Eccolo qua. No, non toccare, mago due. Merlino. Due. Due più uno fa tre. Tre. Giusto? Uno, due, tre. Olè. Casella okay. Numero 3, vediamo. Guardiamo cosa ci dice la casella numero 3. L'Emilia prende il nome dall'antica via consolare, via Emilia, che fece costruire il console romano Marco Emilio Lepido. Mamma mia, guarda, abbiamo un personaggio importantissimo che vi può parlare di una roba. Guarda, ango parol. Prego, ecco. Prego. Ascoltiamo. La via Emilia. Il sultano? Io sono il sultano di Voghiera, ecco. Abu Aglin. Aglin, Aglin. La via Emilia mi ricordo quando la percorsi tanto tempo fa insieme ai principi estensi, perché io arrivai a Voghiera molti anni fa al seguito di Niccolò III d'Este, quando costruì il castello di Berriguardo, e portai con me alcuni personaggi molto importanti che si trovano ancora tutt'oggi a Voghiera, fanno parte del Palio Piaglio di Voghiera, perché noi abbiamo il Palio di Voghiera, il Palio di Berriguardo, e qui li vedete, sono ancora qui vicino a me. Ma c'è un personaggio in particolare che voglio presentarvi, il mago Tommy. Vieni, mago. Oh, ben arrivato Tommy, Tommy il mago. Il mago, dai, prestigiatore. Mago prestigiatore, permettetemi di utilizzare delle carte ordinarie perché non riuscirei a manipolarle altrimenti. Perfetto. Ho un'enormissima massa di carte, sì. Con 52 semi, mescolata veloce. Prego, signorina, vorrebbe pescare lei una carta da questo mazzo? Volentieri, ecco. Che bravo. Come pesca lei, non pesca nessuno, eh? Guardare, certo, la può far vedere anche in camera. Voilà. Ok. Ok. Prego, si accomodi pure. Dove può andare? Bene, può rimanere qua. Dunque, naturalmente, lei conosce le carte da poker, vero? Lo teniamo per dopo perché dobbiamo passare dall'altro comune. Abbiamo il tempo strettissimo. Il comune di Grizzana Morandi. La maga Morfea. La maga Morfea con la mano. La maga Morfea. Forza Morfea. Siamo d'arco. Sì, sì, sì. Allora Morfea, lanciamo subito i dadi. Vediamo un attimo cosa, in quale casella andiamo. Vediamo. Mano, aiutami. Sonora, già. Mano, aiutami. 4. Insomma, via Emilia, costruita nel 187 per collegare in linea diretta Rimini e Piacenza, eccetera, eccetera, eccetera. Come sempre delle nostre tradizioni parla oggi eccezionalmente il professor Mago Dario. Prego. Che ci parlerà di vie, ma soprattutto di architettura. Perfetto, benissimo. Vie. Sono diventato un mago. Gentili telespettatori, salute a tutti. Buonasera, ben arrivato Mago. Bene, qui noi naturalmente in campo di tradizioni ne abbiamo tantissime nel nostro territorio. Io sarei tentato proprio di presentare velocemente una tradizione che si ricollega anche questa, come dicevamo nelle puntate scorse, si ricollega alla tradizione etrusca del nostro paese. Perché vede, noi abbiamo una sorta di dolce
che è la sfrappola che si consuma, famosissima, che si consuma in questi giorni. Non mi dica che è etrusca la sfrappola. Esatto, anche questa è etrusca. Anche questa è etrusca. Ma adesso lei dirà che io scherzo, che faccio delle forzature. No, no, lo dice lei, io. Ma in un'antica tomba della città di Vulci c'era uno che mangiava la sfrappola. Esatto, c'è un vaso che contiene delle liste di pasta che sembrano proprio appartenere alle sfrappole di oggi. Ho capito. E quindi questa tradizione si è conservata da noi e siamo lieti di presentarla a voi e a tutti gli spettatori. Un po' più fresche però queste. Più che lieti di presentarla, direi. Che si svolge ancora oggi a Riola, in un contesto architettonico meraviglioso che addirittura contempla alto. Più che orgoglioso di presentarla, sarei più orgoglioso di assaggiarla. Ma vediamo! Vediamo, Agliosa Cicci, noi abbiamo, ci siamo sforzati di portare un salame, ma guarda che sta innamorando. Vabbè, ma loro sono i re dei salami. Ma non c'è paragone, lì non è abbondato in lunghezza, ma noi abbiamo la bontà e la qualità, ragazzi. L'apparenza inganna, Ale. Piuttosto i dadi, queste forza. Queste perle di saggezza, tira lei. Sul tavolo tira possibilmente, pronto, principessa. Eccola qua, guarda. Un bel 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Casella numero 9, quindi matrioska, andiamo avanti di altrettante caselle. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Numero 15. Che ci dice la casella numero 15? Il ciclismo mi mancherà certo, ma anche io ne sono convinto, mancherò al ciclismo. Marco Pantani, 1970-2004. Frase famosissima, frase ma Marco Pantani. Sì, che però mangiava molto, molto bene. Guarda, ho da presentarvi proprio Isabella, la tavola bella. Oh, benvenuta tra noi. Cosa ci racconta lei invece, signorina? Buonasera a tutti. Buonasera Isabella Tavola Bella. Voi ancora non lo sapete, ma finché a Voghera non verrete, il piacere di un buon cibo in un assaggio per voi resterà un miraggio. E poi dopo ci abbiamo il principe di Agliolandia, il principe Marco. Un ode all'aglio. Ti rendo grazie, Madonna Natura, per sto miracolo cotanto, perché sarìa ben noiosa e dura la vita mea in cucina, e non mio vanto, prodigiose qualità ha e tante, e tutte loda a noi messeraglio, e chi non gradisce dico ignorante, e può dell'animal emetter suo raglio. Sa tutto a memoria, bravissimo, 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 non si vedeva che... Mole brava, mole brava, questo è il comune di Voghera, guerritissimi, tutti in poesia, ma Agrizzana, che ci fanno? Agrizzana, come vedete, la famiglia Adams ha deciso di trasferirsi momentaneamente a Riolo. Bene, quindi tiriamo i dadi momentaneamente. Andiamo, per vedere di superare Voghiera. Sette. E facciamo un bel 7, ottimo punteggio. 4, 5, 6, 7, casella 11, la Piada Romagnola. E beh, voi c'entrate. Piada Romagnola, come sempre, la gastronomia da noi e le sagre sono un momento di eccezione. Oggi eccezionalmente, come lo dicevo prima, siamo tutti maghi, la Maga Cinzia. Maga Cinzia, bene, sentiamo cosa ci dice. Parliamo della nostra festa della ciliegia. Ah, bene. Che con il 2 giugno si inizia la nostra stagione estiva. La festa della ciliegia, non a caso il nostro slogan della Proloco è una festa tira l'altra. Bene. Durante questo giorno il paese si animerà con bancarelle dove si possono trovare chiaramente artigiani, hobbisti e tante specialità a base di ciliegia, torte, biscotti e gelati. Nel parco di Villa Mingarelli, che è una villa posta al centro del paese, si viene allestita la nostra osteria dove vengono serviti chiaramente i piatti tipici. E tra questi ci sono gli stianconi, che sono pezzi di pasta tirata al mattarello e strappata con le mani, e sono conditi con cipolla e pomodoro. E al pomeriggio, sempre in questa villa, tutto leggerino, hai visto tutto quanto leggero, insomma, via. In questa villa, allietata da graziosa musica per tutti i gusti, si mangeranno crescentine, si faranno giochi e quant'altro. Alla sera, quando tornate a casa e che siete venuti a trovarci tutti numerosi, troviamo il pronto soccorso, scendendo giù, che insomma, guardate internet, siamo tutti maghi, guardate internet, il nostro sito, e troverete il programma di tutte le nostre manifestazioni estive. Bene, quindi tutti quanti nel programma, nel sito internet, per vedere quello che sarà il programma. Un applauso naturalmente, noi ci vediamo subito dopo, che facciamo partire subito il comune di Voghiera. State lì.